Abbiamo pure l'assessore, ma possiamo iniziare. Un saluto sempre bello. Buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringraziamo per la vostra presenza, anche perché riteniamo che l'argomento sia di estremo interesse e di estrema attualità, per cui ovviamente intorno a questo problema molto molto complesso come il fenomeno stesso di piano c'è molta attenzione e preoccupazione. E quindi ringraziamo anche il relatore, professor Dino, tra l'altro nostro concittadino, uno dei massimi esperti su questo argomento, che ci darà tutte le informazioni, credo, aggiornate al secondo, quindi, perché è un problema che cambia, si evolve, proprio perché è così forte, così nuovo, così complesso appunto, che richiede studi, approfondimenti e quindi continua evoluzione. Io porto i saluti al Consorzio Salentino Olivicoltori. Noi siamo un'associazione, un'organizzazione di produttori olivicoli che opera nelle tre province del Salento, Brindisi e Cittanto. Siamo circa 30.000 soci e ci occupiamo appunto di assistenza alle aziende per quanto riguarda tutto quello che riguarda il comparto olivicolo. All'interno di questa attività svolgiamo un programma finanziato dalla Comunità Europea che ha l'obiettivo del miglioramento della qualità del lavoro olivicolo. All'interno di questo programma organizziamo una serie di attività rivolte ai frantoiani, agli agricoltori, ai nostri soci, ovviamente ai nostri associati, che portiamo insomma tutte le problematiche, le innovazioni, cioè tutto quello che può essere utile alle aziende attraverso giornate di studio come questa, delle prove dimostrative per quanto riguarda le innovazioni circa la raccolta, circa i trattamenti e tutto quello che può essere utile appunto per migliorare tutto quello che riguarda il comparto. Per esempio domenica prossima siamo a Ostuni, nella piana degli uliveti secolari, per una prova dimostrativa riguardante la corretta gestione degli uliveti secolari. Anche quella è una problematica che riguarda il nostro territorio che va affrontata in modo specifico. Ogni tipo di coltivazione, ogni tipo di impianto ha le sue problematiche agronomiche, legate al clima, legate alla meccanizzazione, a tutta una serie di cose. Ecco, quindi noi all'interno di questo programma svolgiamo tutte queste attività. Quindi siamo presenti anche a Ceglie e abbiamo deciso, in tempi non sospetti devo dire, con il professor Nicola, perché con lui collaboriamo da diversi anni, quindi è presente un po' nelle nostre attività, perché chi meglio di lui poi ci può aggiornare su come è la situazione dal punto di vista fitosanitario, che sicuramente è uno dei problemi principali per quanto riguarda l'uliveto. Io ora non voglio aggiungere altro, solo una riflessione appunto, che sicuramente il modo di come sta cambiando l'agricoltura, di come sta cambiando la politica anche economica per quanto riguarda l'agricoltura, in qualche modo incide negativamente sul modo di gestire la campagna, di gestire il territorio, e questo inevitabilmente porta delle conseguenze. Quindi questa è la prima domanda che faccio al professore Nino. Quindi c'è da fare questa riflessione, questo modo un po' lontano, cioè l'uomo, l'ulivo è una delle piante più antiche che si possano ricordare, il carrubo, l'ulivo, il fico, queste sono le piante agrarie, le colture arboree più antiche. Quindi l'uomo si è confrontato, noi non abbiamo ulivi, almeno nella zona di Ostuni, censiti che hanno almeno 3.000 anni. Ulivi che hanno visto passare San Francesco d'Assisi quando attraverso la Traiana andò nel Medio Oriente. E quindi sono sopravvissuti per tanti e tanti anni, perché evidentemente c'era un rapporto tra uomo, tra contadino, ambiente, tra contadino, territorio, tra contadino e pianta, in simbiosi, una stretta correlazione, quindi uno stretto monitoraggio, uno stretto rapporto. E quindi l'attenzione, la cura verso queste cose. Probabilmente oggi ci stiamo un po' allontanando. E quindi questi fenomeni, che è un fenomeno epocale, come dirà il professor Nicola, sicuramente su questo è bene che facciamo una certa riflessione, quindi che forse è il caso di riprendere un po' alcuni concetti, come dire, tradizionali, che stiamo liquidando in un modo forse troppo velocemente.
Io, prima di passare la parola a Milo, chiederei all'assessore un saluto, perché ovviamente ringraziando chi ci ospita, e quindi sempre doveroso un saluto, grazie. Buonasera, il saluto all'amministrazione, ovviamente oltre che mio personale, ai rappresentanti del CSO, ma al professor Milo, perché sicuramente terrà un intervento oltre che qualificato, io spero rassicurante in merito a questa problematica. L'espressione non vedo niente di buono, perché comunque per una comunità come la nostra, che voglio dire, fonda gran parte della propria economia nel mondo agricolo, sicuramente una problematica del genere rappresenterebbe una catastrofe. Teso che comunque ogni anno c'è una novità, nel senso che ogni anno c'è un fattore che interviene in maniera negativa nel settore agricolo e soprattutto in quello oleario, l'assenza dell'erba negli scorsi. La mosca è ormai diventata un problema inesistente. Questo è un problema sicuramente serio che almeno fino ad oggi non credo sia arrivato nelle nostre zone, ma ciò non toglie che potrebbe arrivare. E sicuramente la Puglia, non l'ho ricordato, che sono venuti tanti addetti ai lavori, la più grande regione produttrice in Italia, alla più alta densità di alberi, credo in Europa. Quindi è un problema serio, sperando che ci siano soluzioni per evitare che questa ennesima catastrofe si aggredisca appunto il nostro territorio. Quindi buon lavoro, un buon convegno. Ancora grazie al professor. Sì, prima di proseguire chiamare un attimo il collega Domenico Matarrese, perché quello che poi opera sul territorio, magari giusto due parole sull'attività che poi svolgiamo all'interno di questo progetto. Sì, buonasera a tutti. Niente, sono un agronomo e ho qui uno studio di energia del Sabica. Mi occupo principalmente di finanziamento dello sviluppo rurale, tra cui agricoltura biologica, ripristino di muletti a secco, finanziamenti per agriturismi, affittacamere, e tra cui anche collaboro con il CSO per quanto riguarda il miglioramento della qualità delle olive. Attività che va un'attività prettamente di campo, dove periodicamente, più che periodicamente, settimanalmente, si rilevano le punture di mosche attive, e quindi quando si è superata una certa soglia, cosiddetta soglia di intervento, quando magari le catture sono intorno a 7-8 a settimana, è quello il momento propizio per poter attuare un controllo fitosanitario attraverso l'uso di insetticidi. Ci sono degli insetticidi che si possono usare in agricoltura non biologici e insetticidi invece biologici. Uno tra tutti, l'insetticida che si può utilizzare per la mosca è il cosiddetto dimetoato, però uno invece negli ultimi anni sta trovando tanta ma tantissima efficacia anche in agricoltura biologica, soprattutto solo per lottare la mosca di olive, e lo spinto fly a base di spino saldo, che è un insetticida del tutto naturale e viene ad essere impiegato efficacemente contro la rotta, abbassando notevolmente il livello della popolazione attiva. Niente, quindi queste sono piccole attività, piccole ma importanti attività che come studio noi svolgiamo sul territorio. Opera nel territorio Cerimensabica, Ostuni e Cisternino, e Villa Castello. Io mi fermo qua,
perché penso che il professore ci parlerà meglio del complesso fenomeno rapido della moria degli ulivi, perché complesso ce lo dirà lui, perché rapido ce lo dirà lui, e soprattutto speriamo che ci si possa fare qualcosa di utile. Grazie. Al termine della conferenza del professore è prevista una degustazione di alcuni oli locali. Ci sono tre aziende, due frantoi, un'azienda che hanno offerto il loro olio, quindi avremo anche il piacere e il modo di degustare il prodotto di quest'anno. Quindi vi chiediamo anche di soffermarvi anche dopo, così come poi vabbè, lo diremo alla fine, il pane è offerto anche da un panificio locale di San Lorenzo. E ovviamente ringraziamo perché tutto è offerto gratuitamente. Grazie, a questo punto penso che è arrivato il momento di passare la parola al professore. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io, come un po' ritornare a casa, no? Quando si sta nella propria terra, in uno spazio comune, che è lo spazio di tutti, come la struttura del comune. Prima di cominciare, consentitemi soltanto due notazioni, una di carattere strettamente personale, nel senso che io già non ho le mando a dire. E questa manifestazione è stata organizzata dal Consorzio Salentino per gli Agricoltori, come ha già detto Felice, un'organizzazione con la quale sono, diciamo, in rapporto di collaborazione ormai da tanti anni. E, di conseguenza non ha nulla a che fare con i miei trascorsi personali e giusto per beneficio di qualche imbecille che è sempre in giro, non c'è bisogno di riesumare niente, non c'è bisogno che qualcuno parli di Franco Nigro come di un riesumato, nel senso che io qui sono a casa mia e questa manifestazione non c'entra niente con la maggioranza, l'opposizione, quello che attualmente avviene a livello locale, maggioranza vecchia, maggioranza nuova, non c'entra assolutamente niente, opposizione vecchia, opposizione nuova, opposizione di miserabili, non c'entra niente. Questa è un'attività che era stata programmata già da tempo, io non sono né riassumato né morto, faccio continuare a fare la mia attività. E l'altra di carattere un pochino più generale, in tutto quello che oggi andremo a dire, la politica non c'entra assolutamente niente. Questo è un problema che dobbiamo cercare di affrontare e di risolvere, tenendo conto che ognuno di noi non può fare come rappresentante della Repubblica delle Banane, nel senso che decide di proseguire per la sua strada, come sta avvenendo giù nel Salento, dove qualche amministratore locale, qualche europarlamentare, pensa di avere la soluzione a tutti i problemi o pensa che questa questione di cui discuteremo possa essere affrontata soltanto andando a bussare alle porte di Bruxelles per avere qualche contributo. No? Non c'entra niente la politica, questo è un problema tecnico, è un problema che dobbiamo cercare di affrontare tutti insieme. Non è questione né di appartenenza né di altro. Bene, detto questo, io vi mostro quella che è stata la prima, diciamo, visione che ho avuto alla fine di, grosso modo, aprile, 24-25 aprile, scendendo giù nella baia di Gallipoli, appena si cominciava a scendere il ponte e si vedeva questa situazione. Siamo quasi all'altezza di Alezio e questa distesa di olivi con questi ciuffi che qua e là sembravano completamente seccati. Un fenomeno che ovviamente non riguardava soltanto una o due piante, un fenomeno che poi visto in dettaglio si manifestava con questi ciuffi, se per cortesia si può spiegare. Questi ciuffi isolati che sembrano letteralmente bruciati, tant'è vero che una delle prime, dei primi nomi che avevamo cercato di dare a questa malattia era una sorta di corpo di fuoco, no? Si vedono chiaramente
Queste sono piante di una certa età, qua e là, questi ciuffi, un vero e proprio corpo di fuoco, come se qualcuno fosse passato vicino con un lanciafiamme e si fosse divertito a bruciare i ciuffetti qua e là. Bene, in alcuni casi questi disseccamenti hanno preso l'intera chioma. Non abbiamo più una branca isolata, bruciata, ma più branche fino ad interessare tutta la chioma. E questo si verificava tanto più intensamente quanto più ci avvicinavamo a quello che oggi è considerato come il focolaio, ovvero il punto di origine di questa malattia, che a nostro giudizio si colloca nel comune di Alezio, in contrada La Castellana, nel Leccese. Quindi, come vedete, è una sintomatologia piuttosto caratteristica di un disseccamento che fa pensare, comunque, già da questa osservazione, ad una alterazione del sistema di conduzione dei vasi sclematici, quindi qualcosa che è strettamente all'interno dell'ente, fino ad arrivare poi nell'epicentro di quella che è l'epidemia, in cui ci siamo trovati di fronte a questa situazione letteralmente spettrale. Branche importanti, o intera pianta, sono state letteralmente capitozzate per aspettare che gettassero i nuovi germogli per cercare di riprendere. Qui parliamo di piante che hanno già 100, 120, 150 anni in quella zona. E abbiamo notato che il problema era grave ed evidente soprattutto sulle piante di età. Più le piante erano adulte, più la malattia si manifestava, o meglio, questo complesso si manifestava con una maggiore gravità. Tant'è vero che alcune piante, sicuramente secolari, sono state letteralmente debilitate. Altre che cercavano di ricacciare, ma appena ricacciavano il germoglio immediatamente appassiva. Ma questo era nel giro di una settimana, 10 giorni, non di più. La pianta cerca di reagire producendo una quantità enorme di polloni sulla base della pianta, perché tutti sappiamo che l'olivo è una pianta potente, è una pianta che ha una quantità di gemme indescrivibile, una pianta che più la tagli, più reagisce, più produce nuove gemme. Questa è una foto importante perché gli addetti ai lavori, sicuramente magari anche soltanto qualche appassionato, ricorda che all'inizio, e ancora qualcuno oggi insiste, si parlava di inquinamento ambientale. Diceva il suolo è inquinato, sicuramente qualche cosa che ha a che fare con l'acqua presente nella falda, chissà che sostanze tossiche sono state buttate all'interno della falda, il comprensorio non controlla le acque, una serie di queste problematiche che in effetti si dimostrano completamente inesistenti. Perché? Perché qui vediamo due piante di agrumi in mezzo. Nelle Cese è possibile coltivare gli agrumi anche in pieno campo e, come vedete, sono perfettamente sani, senza alcuna sintomatologia, e non ci vuole granché per intuire che, per sapere che gli agrumi sono le piante più sensibili a qualsiasi sostanza tossica che possa essere presente nel terreno, sali o sostanze organiche o qualsiasi altro prodotto xenobiotico, di natura organica o inorganica, che può essere nel suolo. Quindi, in sostanza, una riduzione della quantità di materiale legnoso nella pianta, ma soprattutto quello che è caratteristica è la sintomatologia che abbiamo osservato sulle foglie. Attenzione, questa è una sintomatologia che volgarmente noi chiamiamo la bruscatura, o diciamo solitamente distinta in due tipologie: la brusca cosiddetta parassitare, causata da un fungo, e la cosiddetta brusca non parassitare, ma la sintomatologia è sostanzialmente questa. La margine terminale delle foglie si presenta completamente necrotizzato, è abbastanza diffusa questa. Diciamo che soltanto sulla base di questa è difficile fare una diagnosi, assolutamente. Ecco, in alcuni casi soltanto una lieve bronzatura di una delle due metà della foglia, ma soprattutto, ecco, questa sintomatologia comincia a diventare caratteristica, perché è una colorazione tipica,
una colorazione che immediatamente fa pensare a qualche cosa di tossico o comunque a qualche metabolita che deve essere traslocato all'interno dell'oxidema, quindi all'interno del legno della pianta, no? E soprattutto si può notare quella sorta di zona di demarcazione, questa zona clorotica intermedia dopo il secco, che diventa ancora più evidente nelle prossime foto che vedremo. E infine, quello che è il sintomo caratteristico, quello che ha cominciato a metterci sulla strada. Guarda che sto cercando di riassumere un lavoro che è partito a fine aprile, come vi dicevo, e soltanto a settembre abbiamo cominciato a vedere un po' la strada da seguire. E questo è un classico sintomo che è descritto in letteratura su altre piante, ovvero questa necrosi dei margini delle foglie, con la nervatura centrale che comincia a seccare, questa clorosi sempre delle nervature della foglia. Questo è un caratteristico sintomo del cosiddetto leaf scorch, come lo chiamano in letteratura anglosassone, ma sicuramente quella che noi chiamiamo bruscatura di natura parassitaria. E questo è un altro sintomo caratteristico. Attenzione, tenete a mente questo sintomo, perché è un sintomo che, per come descriveremo diversi agenti coinvolti in questo complesso, si può trovare facilmente per esempio sull'oleandro. Sull'oleandro, un complesso di batteri o comunque soprattutto il maggiore indiziato, dà questa sintomatologia caratteristica. Questa dimostrazione del fatto della stretta vicinanza che c'è tra molti dei patogeni che si insediano sull'oleandro e quelli sull'olivo, no? I colleghi agronomi sanno benissimo, per esempio, che la gente della Rogna, Pseudomonas savastani, passa dall'oleandro all'olivo con un'estrema facilità. E anche in questo caso c'è questa sorta di duplice relazione tra l'oleandro e l'olivo per questo batterio che andremo a vedere tra poco. Così come pure non capire perché, per esempio, qualche giorno fa il collega statunitense che abbiamo invitato ha parlato di colpa delle piante ornamentali, forse un poco in modo troppo veloce, ancora non sappiamo niente, no? Sicuramente attraverso le piante ornamentali, che non sono sottoposte a tutti i controlli doganali, agli accertamenti diagnostici, è possibile che qualche cosa sia passata, però al momento non possiamo dirlo. Sicuramente questa sintomatologia però aiuta a capire che ha a che fare con piante di oleandro, piante di altre specie ornamentali che sono infette. Quello che volevo far vedere è che questa sintomatologia è possibile trovarla anche sul mandorlo. Quindi attenzione, il problema cominciava, qui eravamo praticamente a fine agosto, inizio di settembre, il problema cominciava ad allargarsi. Questa sintomatologia di bruscatura l'abbiamo osservata anche sulle foglie di mandorlo. Beh, sul mandorlo ci sono diversi funghi che danno questa sintomatologia, però in genere sulla foglia del mandorlo il sintomo determina una sorta di foro, cioè la porzione di foglia necrotizzata finisce per cadere e lasciare una cicatrice quasi circolare, vuota dentro del margine, mentre qui, come si vede, è proprio il tips terminale che manifesta questa necrosi, si accartoccia su se stesso, e in effetti poi le indagini ci hanno dato ragione, nel senso che anche sul mandorlo abbiamo la presenza di questa bestia. Io volevo far notare, qui parliamo ancora di piante d'età, sempre la zona focolaio, quella più interessata, e guardate, tenete a mente quella situazione in cui vicino a quella pianta lì c'è una quantità enorme di erbe infestanti. Le erbe infestanti sono uno dei problemi chiave nella gestione di questo complesso, una delle componenti. E soprattutto nella seconda parte di quella slide siamo vicini a un canale dove circola acqua, appena libero, del consorzio di bonifica che è presente in quelle zone. Ma soprattutto vi volevo far vedere che la gravità della contaminazione o infezione, no? Anche se forse ancora adesso è improprio parlare di infezione, la contaminazione è tale che anche i ricacci
ovvero i polloni o i succhioni dalla base della pianta, manifestano la sintomatologia. Quindi questa dimostrazione del fatto che è qualcosa che magari partendo da qualche branchetta aerea, la parte superiore, 4, 5, 6 metri per le piante adulte, è riuscita ad arrivare fino all'apparato lucano. Quindi ha seguito un certo percorso all'interno della pianta, perché per produrre succhioni e polloni così infetti è qualcosa che è arrivato già all'apparato lucano, c'è poco da fare. Quindi su queste piante difficilmente si potrà ricostituire un nuovo soggetto, una nuova pianta, soltanto tagliando il vecchio e lasciando un nuovo oggetto crescere. Perché evidentemente se l'agente o gli agenti della malattia sono all'apparato lucano, c'è poco da fare, c'è poco da fare. E in effetti quello che noi abbiamo visto è proprio sradicando le piante che molte delle grosse radici risultano completamente ormai contaminate, completamente colonizzate. Questa era un po' la sintomatologia che noi abbiamo visto così guardando la pianta, no? Poi dobbiamo cominciare a tagliare per vedere cosa c'è dentro. Questa è una branchetta di un anno e mezzo, come vedete c'è una piccola galleria scavata da insetti. Questa è un'altra componente. Abbiamo descritto fino adesso una sintomatologia di quella che vediamo sulla chioma, sulla parte aerea. Adesso dobbiamo cominciare a vedere dentro che cosa c'è. Sicuramente ci sono delle gallerie di insetti. Questa è un'altra componente estremamente importante, perché l'insetto, di cui vedremo qualche diapositiva, è un lepidottero, una farfalla, per farci capire immediatamente, che produce, presenta delle larve di diversa età. Che significa delle larve che dapprima sono piccole, magre, sottili e vanno sui rametti piccoli. Man mano che crescono aumenta le dimensioni e quindi comincia a passare sui rametti con delle sezioni maggiori, no? E questo è uno dei sintomi. Fino a quando, e questa è una cosa molto comune, che il pratico della campagna sicuramente avrà visto in qualche caso, queste gallerie scavate da questi insetti, da questa zeuzera pirina, che forma, diciamo, dei percorsi piuttosto lineari, sia alla base della pianta, sia sulle branche, piccole o grosse che siano, e soprattutto produce di questi fori. Vi prego di tenere a mente che accanto al foro, adesso vediamo qualcosa di nuovo, ovvero questo imbrunimento, che parte in genere dal foro. Quindi è evidente che sulla galleria che ha scavato l'insetto c'è qualcosa che determina questo cambiamento di colore del legno. Beh, qualcuno mi potrà dire, ma gli imbrunimenti del legno è una cosa normale, no? Certo che è una cosa normale, se parliamo del duramen, ovvero del legno più vecchio, il legno delle cerchie legnose più interne, che non è più funzionale nel trasporto della linfa, una funzione meccanica. Ma quando l'imbrunimento comincia a interessare il legno più giovane, ovvero quello più esterno, il cosiddetto legno d'annata, quello che è prossimo praticamente al tessuto cambiale, beh, c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che effettivamente impedisce il corretto trasporto della linfa grezza. Queste sono le condizioni che abbiamo trovato in molti, tantissimi dei campioni che abbiamo esaminato nella zona focolaio, quella dove tutte le piante erano completamente distrutte. 2, 3, 4 gallerie, quindi una massiccia presenza di questo insetto con imbrunimenti che ormai riguardavano non soltanto la zona prossima alla galleria, ma tutto il legno, soprattutto tutto il legno giovane, tutto il legno che deve provvedere ad alimentare la pianta trasportando la linfa grezza. Questa è la larva dell'epidottero, rodilegno, più comunemente noto, una larva di prima età, abbastanza piccola, sta nel palmo di una mano, e questa è la larva un pochino più grande, è quella che ovviamente molti, sì, è quasi quanto un mignolo, insomma, abbastanza grande, che produce queste gallerie abbastanza regolari, abbastanza ordinate, e questo è l'adulto. Questo è l'adulto, si chiama Zeuzera pirina,
e un lepidottero nei confronti del quale oggi c'è qualche possibilità di intervento utilizzando feromoni, sostanze che attraggono i maschi pensando che ci sia una femmina, quindi si evita la riproduzione di questa farfalla. Adesso, assodato dunque che c'è l'insetto, quando abbiamo cominciato a parlare con gli olivicoltori del Salento ci hanno detto: sì, vabbè, ma qui questo insetto c'è sempre stato. In effetti è vero, nel Salento, soprattutto negli oliveti a potatura trascurata, questo insetto, come si dice, è endemico, c'è sempre stato, non ha mai causato, no? Una epidemia, non ha mai creato dei danni talmente ingenti come quelli che si sono verificati in questi ultimi due o tre anni. E questo perché? Probabilmente perché associato alla galleria c'è qualcos'altro, appunto c'è questo imbrunimento. Qui è un imbrunimento abbastanza caratteristico, come vedete piuttosto interno al legno, a dimostrazione che il fenomeno è cominciato già da due o tre anni fa. E in effetti abbiamo proprio oggi evidenziato che nelle zone in cui noi siamo andati a fare le foto e osservare questa cosa, facendo il confronto tra quelle che sono le foto pubblicate per esempio su Google Maps, adesso possiamo vedere per esempio nel 2010 com'era un territorio, no? Beh, percorrendo la strada 101 che porta giù ad Alezio, in corrispondenza proprio di uno di questi canali, noi rischiamo nel 2010 le piante erano perfettamente sane. Google Maps ha fatto la foto il primo di dicembre, se non ricordo male, guardate, confrontando le stesse foto oggi, le piante sono completamente distrutte. Quindi è qualcosa che è cominciato dal 2010 in poi, se oggi siamo arrivati a questa situazione. Grosso modo, due o tre anni che qualche cosa è presente all'interno dell'oxilema. Guardate, questi imbrunimenti ormai sono comunque talmente estesi che arrivano alla zona cambiale e in corrispondenza degli imbrunimenti la sintomatologia sulle foglie diventa evidente. Quindi c'è un nesso tra quello che viene trasportato all'interno dello xilema e la manifestazione di una sintomatologia sulle foglie, nel senso che c'è qualche cosa che è prodotto nel legno che viene ad essere trasportato attraverso i vasi, arriva all'interno delle foglie e determina la morte delle foglie. Non solo, ma la presenza fisica di qualche cosa all'interno dei vasi conduttori determina l'occlusione, quindi l'impossibilità di poter trasportare linfa e alimenti per la pianta. Fatto interessante, oddio interessante, strano che anche sui rametti giovani, nel senso che rametti di due anni e mezzo, tre anni di età, manifestano queste estese decolorazioni, questo imbrunimento dei vasi, nel senso che quindi questa colonizzazione anche dei getti giovani è piuttosto diffusa. Questo è un altro esempio. Molto spesso queste decolorazioni riguardano alcuni settori ben delimitati di vasi. E questo è un caso che ho trovato sul mandorlo. Questo è un piccolo ramo di mandorlo, anche sul mandorlo abbiamo questa decolorazione. Segno che anche quello che noi osservavamo sulle foglie, nel caso del mandorlo, era qualcosa che era presente all'interno dei vasi e veniva ad essere trasportato. E ancora qualche esempio, qui si vede chiaramente, questa è una sezione longitudinale di una branca, a partire dalle gallerie, quei buchi che si vedono un po' in alto e in basso, c'è questo imbrunimento che interessa tutti i fasci conduttori più esterni e attivi. Questo è un metodo per mettere in evidenza la presenza all'interno dei vasi xilematici del legno di qualche cosa che ostruisce il passaggio della linfa. È lo stesso pezzo di legno. Quello di sinistra non è stato trattato, quello di destra è stato trattato con delle sostanze particolari e si vede benissimo come quella colorazione rossastra, bruno rossastra all'interno dei vasi, indica la presenza di sostanze di natura zuccherina, di natura polisaccaridica, che ossidandosi danno colorazione bruna. Quindi i vasi
conduttori sono impregnati di queste sostanze polisaccaridiche che formano una sorta di gelatina all'interno dei vasi e quindi impediscono il passaggio della linfa. Poi capiremo perché è importante questo, perché il batterio di cui discuteremo in effetti per detto ai lavori è un batterio gram negativo, quindi è un batterio che ha una capsula polisaccaridica che determina la produzione di queste sostanze gelatinose. Che cosa abbiamo trovato? Questi sono i funghi che sono cresciuti da quelle zone imbrunite del legno che abbiamo visto, quindi sicuramente quegli imbrunimenti, oltre al danno fisico, meccanico, della presenza dell'insetto che ha fatto la galleria, attraverso quelle gallerie abbiamo visto partivano quegli imbrunimenti. Da quegli imbrunimenti, da quel legno imbrunito, abbiamo cominciato a tirare fuori un po' di funghi di un certo interesse, perché sono gli stessi funghi che sono coinvolti nella cosiddetto mal dell'esca della vite, quella che nella vite chiamiamo la carie, senza fare distinzione tra carie bianca, carie blu, la carie in sostanza, il mal dell'esca della vite. Questo è un feacremonium grumigeno, abbastanza rosso in colorazione. Quello che abbiamo visto prima era un feacremonium parasiticum, questo è un altro feacremonium, è una femoniella, ovvero tutti i funghi che sono coinvolti nello stesso problema della vite, il mal dell'esca. Chi è esperto di vite sa che quando il tralcio della vite comincia a imbrunire c'è qualcosa che non va. Comincia l'imbrunimento, dopo qualche anno comincia a formarsi la carie sulle foglie della vite attaccate. Per chi è pratico del vigneto sa che ci sono queste manifestazioni, ovvero questi dissettamenti del margine della foglia con questi aloni giallastri, il classico sintomo del mal dell'esca, che è qualcosa che si avvicina molto come manifestazione visiva a quello che noi abbiamo visto sulle foglie dell'origine. Quindi l'associazione tra questi funghi e una manifestazione sintomatologica anche sulle foglie risulta perfettamente coincidente. Ma la sorpresa amara è arrivata letteralmente 3 settimane fa. Nel senso che, guardate, era da aprile che stavamo cercando qualcos'altro. Perché? Perché un solo fungo o un gruppo di funghi e un insetto, per quanto aggressivi possano essere, non possono determinare un'esplosione epidemica così rapida della malattia come quella che si sta verificando nel comprensorio della Baia di Gallipoli, diciamo. Poi lo vedremo in un'altra diapositiva. Perché un fungo, soprattutto questi funghi di cui stiamo parlando, sono dei funghi a crescita lenta, sono dei funghi che proprio perché vivono nell'oxidema, quindi dove zuccheri immediatamente disponibili, non è che ce ne siano, all'interno dell'oxidema passa la linfa grezza, che è una soluzione di acqua e sali minerali che si tira dal terreno, quindi sostanza organica non ce n'è. Un fungo per poter crescere in questo ambiente ha bisogno di anni, non si sviluppa da oggi al domani. Quindi i disseccamenti che noi stiamo vedendo, sì certo, i funghi hanno un ruolo, probabilmente aggravano, ma probabilmente da soli non riescono a spiegare la velocità con cui la malattia e l'epidemia si stanno. E allora già da maggio avevamo fatto qualche ipotesi, prendendo l'elenco di tutti i patogeni delle piante che ancora non erano arrivati, i cosiddetti patogeni da quarantena, vediamo se per caso abbiamo qualcosa di nuovo, ma non è facile. Guardate, questa è una coltura che ha 26 giorni di età. Dopo 26 giorni di crescita e di incubazione parliamo di un microorganismo che ha formato una colonia grande quanto una capoccia di spillo, e già questo ci ha cominciato a far preoccupare, perché un patogeno che cresce molto molto lentamente vuol dire che non è un patogeno che si è abituato a mangiare qualsiasi cosa, no? Ma comincia ad avere una specializzazione parassitaria di un certo interesse. Da qui è partita tutta la storia, perché dopo l'isolamento di queste colonie abbiamo cominciato a utilizzare delle tecniche molecolari, no? E in effetti quello che ci ha portato sulla strada con questo batterio all'inizio è stata una tecnica diagnostica che ha previsto l'impiego
di un sistema che si chiama reazione a catena della polimerasi, PCR, che avversa questo termine, che ci ha detto che là dentro c'erano delle sequenze di acido nucleico che appartenevano a questa bestiolina. E da lì abbiamo cominciato a fare isolamenti, quindi avevamo la certezza da un punto di vista, come si dice, molecolare, nel senso che trovavamo pezzetti di acido nucleico negli olivi e nelle foglie degli olivi che erano infetti e manifestavano il sintomo, però l'organismo non lo vedevamo, proprio perché questo organismo si chiama Xylella fastidiosa, è un organismo che nella lista dell'Organizzazione Europea per la Protezione delle Piante è catalogato come organismo di quarantena di categoria A1, ovvero la categoria più pericolosa. Ci dobbiamo soffermare un attimo su questo, perché questo batterio ha una lunghissima storia. Ha determinato la prima situazione epidemica di malattia a partire dal 1810-1880 negli Stati Uniti, nei vigneti della California. E la malattia, cosiddetta malattia di Pierce, Pierce disease, era una malattia che manifestava sulla vite una sintomatologia che riguardava allo stesso modo i margini fogliari, l'imbrunimento dei legni, dei tessuti legnosi, non sempre, per la verità. E dal 1880, guardate, fino al 1987, non si sapeva, non si era riusciti ad appurare che si trattava di un batterio. Si chiamava la malattia di Pierce, attribuita come agente zoologico, qualche volta ai virus, qualche volta ai virus simili, qualche volta alle lichezie, un'altra categoria di microrganismi, eccetera, eccetera. Fatto sta che soltanto nel 1987 si è avuta la certezza che la malattia di Pierce nella vite era causata da questo batterio Xylella fastidiosa. Xylella, proprio dal latino Xylella, perché vive all'interno dello xilema. Fastidiosa perché? Perché non cresce sui normali substrati che si usano in laboratorio. Ha bisogno di condizioni nutrizionali estremamente particolari per potersi sviluppare. E quindi, diciamo, è stata un'arma fenice fino al 1987, quindi 100 anni che ha determinato disastri negli Stati Uniti senza sapere che si trattava di un batterio. Soltanto nell'87 è stato catalogato per la prima volta, ma quello che è importante è che questo batterio, Xylella fastidiosa, presenta una capacità di variare il suo corredo genomico con estrema facilità. Quindi vuol dire che ha capacità di adattarsi ai diversi ospiti in maniera più o meno rapida. E questo è un fatto importante, perché come mai, se nel 2010 abbiamo visto che era tutto perfettamente in ordine in quella zona, le foto pubblicate su Google Maps, 2013, e adesso sta esplodendo, perché probabilmente nella prima fase di colonizzazione dello xilema, ha dovuto cambiare qualche cosa nel suo corredo genomico, capacità di degradare per esempio la lignina dell'olivo, capacità di crescere in uno xilema che poi non è così ricco di acqua. Guardate che l'olivo è una pianta xerofila per eccellenza, non è che aspira chissà quale quantità industriale di acqua, se la paragoniamo per esempio a un cocomero, no? Non c'è assolutamente paragone. Quindi probabilmente questo tempo è servito a questo batterio per potersi adattare a questa nuova condizione e per poter poi esplodere come sta esplodendo in questo periodo. Quindi una capacità di variare la sua, diciamo, gamma di armi per attaccare la pianta, che adesso ha portato alla situazione che noi vediamo. Al momento però vuol dire che noi non sappiamo con quale subspecie abbiamo a che fare. Noi sappiamo che si tratta di Xylella fastidiosa, sappiamo che è un patogeno di quarantena, sappiamo che probabilmente è associata alla malattia. Però attenzione, qui adesso subentra una situazione molto molto particolare, perché nella Comunità Europea tutti gli Stati membri sono tenuti al rispetto di determinate regole e anche soltanto il sospetto della presenza di un patogeno a quarantena sul proprio territorio deve essere denunciato obbligatoriamente alla Commissione Europea. Quindi adesso, ecco perché l'abbiamo chiamato complesso del disseccamento, perché abbiamo trovato i funghi, abbiamo trovato gli insetti,
Abbiamo trovato questo batterio, quindi evidentemente quello che noi vediamo è la risultante dell'interazione tra questi tre fattori. Noi adesso come ricercatori non siamo in grado di dire se da sola Xylella è capace di dare quella sintomatologia di bruciatura, però come Stato membro, come università o come ente di ricerca dello Stato membro siamo obbligati a denunciare la presenza di un organismo per quarantena sul nostro territorio. Perché questo? Perché questo organismo, come dicevo, per la prima volta è stato caratterizzato negli Stati Uniti, dopodiché è passato al Brasile, quindi tutto il continente americano, America del Nord, America del Sud, c'è qualcosa in Asia, il continente europeo era completamente indenne da questo patogeno. Quindi potete pensare quanto siamo arrabbiati a livello della Commissione europea, adesso che sul territorio del continente europeo è arrivato questo patogeno. E questo ci fa presagire che le misure che la Comunità europea vorrà intraprendere non saranno delle misure dolci. Anche perché si tratta di proteggere tutta l'olivicoltura della Puglia, in primo luogo, dell'Italia e di tutto il bacino del Mediterraneo. Ma non solo. La malattia di Pierce, come dicevo, è diventata disastrosa negli Stati Uniti sulla vite. Disastrosa ancora sul mandorlo. Di conseguenza, anche se questo patogeno non determina direttamente la manifestazione sintomatologica che noi abbiamo visto, è probabile che tra qualche anno si specializzi sulla vite, si specializzi sul mandorlo e ci porti esattamente alle stesse condizioni che ha determinato per esempio in California o in Florida. Quindi noi siamo tenuti a dire all'Unione Europea: guardate, noi abbiamo questo problema, c'è bisogno da un lato di trovare una soluzione per tutti gli olivicoltori che hanno subito questo danno. Qui parliamo di circa una superficie di 10.000 ettari in tutto il Salento, dove gli olivi sono esattamente come li avete visti nelle slide iniziali, ovvero sono rimasti soltanto dei monconi che probabilmente non riusciranno più a produrre, non sarà più possibile ricostituire una nuova pianta. Quindi l'aspetto economico, diciamo, è quello che poi gestirà la Comunità europea. Noi da tecnici e da ricercatori dobbiamo dire attenzione, qui bisogna porre un freno, perché se questo patogeno ci sfugge di mano, tutto il patrimonio che noi abbiamo, non solo dell'olivo, ma della vite o del mandorlo, di qualsiasi, per esempio, pianta ornamentale, boreale, per quello che posso dire boreale, per esempio su quercia, l'abbiamo trovato sulla quercia. Allora siamo di fronte a qualche cosa che è pericolosa, cui dobbiamo porre immediatamente ai ripari. Chiedo scusa, io non so se lei, io l'ho letto così velocemente l'altro giorno sul giornale La Repubblica, l'Accademia che ha smentito il gelato. Sì, è vero, grazie per questa cosa, mi aspettavo. L'articolo che è stato pubblicato all'Accademia dei Geoprofili, non è vero che smentiva, perché è stato scritto dal professor Giovanni Martelli, che è il professore emerito del mio dipartimento, che sta coordinando il nostro gruppo in qualità di professore emerito, il gruppo di lavoro della Xylella. Quindi sta dicendo esattamente quello che noi stiamo dicendo, ovvero quello che noi oggi in tutta coscienza possiamo dire: non abbiamo la dimostrazione che esiste una relazione causa-effetto tra la presenza di Xylella e la manifestazione sintomatologica sull'olivo. Ovvero, noi adesso stiamo facendo le prove perché ci vogliono le autorizzazioni per fare le prove con questo patogeno sull'olivo, per vedere se mettendo la Xylella da sola riesce a causare il sintomo, d'accordo? Però esiste una legge precisa dello Stato italiano, della Comunità europea, che impone a tutti di denunciare la presenza di un organismo da quarantena. Quello che abbiamo scritto, perché ho collaborato anch'io alla scritta di quella paginetta dell'Accademia dei Geoprofili, è che, attenzione, questo è un patogeno di cui ancora non conosciamo la subspecie in Europa. Non sappiamo se è subspecie fastidiosa, subspecie Pierce, eccetera, eccetera, eccetera. Però sappiamo che c'è. È proprio di ieri le prime foto che abbiamo fatto al microscopio elettronico, dove si vede la presenza di questi batteri all'interno dei vasi e dei danni che causano. D'accordo? E consapevoli di questo, soprattutto il rischio che corrono altri comparti come la viticoltura, la mandorlicoltura, in sostanza anche le piante ornamentali, noi dobbiamo fare degli interventi per bloccare la diffusione. Quindi attenzione,
non cadiamo nell'errore di fare del populismo spicciolo. L'Accademia dei Georgofili non ha smentito niente, ha detto esattamente